Davide, allora, perché vuoi? Perché così mi sentono meglio. È rimasto il telefono con l'audio. Ok, allora, oggi siamo qua per battezzare e inaugurare una nuova rubrica. E visto che ho detto che ho voglia di cambiamenti sul mio canale, ho pensato: che cosa posso fare di utile per chi guarda i video, ma anche per chi mi sta intorno? Allora, visto che Simone è a casa in malattia e ne avrà per un bel po' di tempo, abbiamo detto: approfittiamo di questi giorni un po' così per fare qualcosa di utile e di produttivo. E quindi, perché non insegnare un po' di inglese a Simone? Sì, quindi cominceremo con una serie di video perché Simone ancora non sa, lui è lo studente, io sono l'insegnante, dove diamo delle nozioni di base per imparare l'inglese. Quindi se anche voi siete dei principianti, non sapete nulla di inglese, volete imparare step by step, quindi gradino per gradino in modo facile e anche abbastanza veloce le nozioni di base dell'inglese, potete approfittare di questi video che gireremo insieme io e Simone per imparare qualcosina anche voi, per imparare a masticare un pochettino di inglese basico. Quindi, cosa ne pensi Simone di questa iniziativa? Beautiful. Beautiful, bene, vedete, lui si è già calato nella parte, lui è già nella classroom, English classroom. Quindi, oggi cominciamo con delle nozioni proprio basiche, quindi impariamo come ci si presenta, come ci si descrive alle altre persone. Penso che sia un punto di partenza abbastanza... Penso che sia un punto di partenza abbastanza facile per tutti quanti ed è l'essenziale, perché almeno saper dire come ci si chiama, da dove si viene, quando si è nati, esatto, siano le regole fondamentali. Allora, oggi cominciamo con le presentazioni, quindi come ci si presenta a qualcuno, come si dice io mi chiamo, sono nato, dove, quanti anni ho, eccetera, eccetera. Quindi io ho fatto una piccola tabellina qui a Simo su come appunto si scrive e su come si dice come mi chiamo, dove sono nato e quanti anni ho. Allora, Simo. Ma questo lo so. Ok. Per esempio, se io mi dovessi presentare a Simone, gli direi: Hi Simone, my name is Giovanna, I was born in Milano, in Milan, and I'm 29 years old. Quindi gli ho detto: ciao Simone, io mi chiamo Giovanna, sono nata a Milano e ho 29 anni. Hi Simone. Hi Simon. E io gli direi: Hi Giovanna, my name is Simone. I am 33 years old. Vabbè, più o meno, ok. And I was born in Cesena. Ok. Ovviamente la pronuncia all'inizio non sarà già quella corretta, però magari prima cominciamo a fissare alcuni concetti, alcune frasi chiave, e poi piano piano pensiamo anche a migliorare la pronuncia. La cosa importante è non vergognarsi di parlare in inglese o non avere paura di dire determinate cose, perché magari nella testa pensiamo di dire alcune frasi e per paura di sbagliare non le diciamo. Quindi non preoccupatevi, all'inizio sbagliare sarà normalissimo, siamo qui per imparare. Quindi ricapitoliamo come si dice come mi chiamo. My name is Simone. Ah, ok. Sono nato dove? I was born in Cesena. Ok, quanti anni hai? 30. Grazie. I am 33 years old. Ok, la pronuncia di Simone è più orientata verso l'English, sì, del Regno Unito. Voi non fatevi influenzare assolutamente, poi lui scherza, fa un pochettino il burlone, ma oggi si sentiva abbastanza sicuro perché sono delle cose semplicissime che anche lui un pochettino sa e quindi un pochettino scherza. Ok, dopodiché, dopo che ci siamo presentati, abbiamo detto come ci chiamiamo, dove siamo nati, le nozioni base, possiamo arricchire un pochettino il discorso introducendo anche la professione che facciamo, se siamo degli studenti e dove viviamo. Anche queste sono delle frasi molto semplici, se ve le volete appuntare magari prendete carta e penna oppure comunque le troverete scritte nel box informazioni come riepilogo per voi, quindi le trovate scritte da qualche parte, così cominciate a fare pratica anche con la scrittura e non solo con la pronuncia. Allora, vabbè, dove vivo è semplicissimo, I live in Bell'Aria. Noi viviamo a Bell'Aria, ma potrebbe essere I live in Milan, I live in New
York, insomma, potete dirlo come potete dire poi il nome della città sia in lingua italiana che in lingua straniera, se la città dove vivete ovviamente è internazionale, quindi si può tradurre anche in lingua straniera. Poi, che cosa fai nella vita? Allora, se sei uno studente puoi dire I'm a student, oppure I study, non lo so, e poi dite che cosa fate, literature, se letteratura, languages, se studiate lingue, insomma potete dire quello che volete. High school, il liceo, oppure si può semplicemente dire I'm a student. Mentre se invece lavorate, potete tranquillamente dire I work. Noi lavoriamo in un supermercato, quindi diciamo in questo caso I work in a supermarket, ma potete benissimo anche dire esattamente la mansione che fate, per esempio I work as a doctor, se siete dei dottori, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ricapitoliamo di nuovo e ripartiamo dall'inizio. Simone, fai una completa presentazione di te stesso, partendo da dove sei nato, quanti anni hai, dove vivi e che lavoro fai. Vai, start! Hi, my name is Simone. I am 33 years old. And I was born in Cesena. Yeah. Where do you live now? Now I live in Bellaria, near Rimini. Oh, bravissimo! I work in the supermarket Rimini. And basta, le dette tutte, bravo, sei stato bravo. Quindi dai, come prima lezione, first lesson, abbiamo imparato come ci si presenta agli altri, sì, e come si dice appunto che cosa si fa nella vita e dove si è nati. Penso che come prima lezione possa bastare, e se avete qualche domanda da fare scrivete sotto nei commenti, e se avete qualcosa da dire a Simone scrivetelo nei commenti, insomma cercate di apprezzare il suo sforzo che sta impiegando appunto le sue giornate dove purtroppo ferma a casa per imparare un pochettino di inglese, perché l'inglese è importantissimo ormai al giorno d'oggi. Vuoi essere libero? Tutti, esatto, parlano un pochettino di inglese, quindi se questo video vi è piaciuto, se l'idea di questo video vi piace, spolliciate e prossimamente troverete altri video. Ci sarà un video nuovo alla settimana dove student Simon imparerà l'inglese e dove teacher Giovanna glielo insegnerà. Ciao! Ciao! Bye!